Lucia Luciani. Ci siamo, eccoci qua. Intanto arriva un messaggio al 3775 104 500 e ovviamente si ricreano le divisioni. Vedi, di Stefano, campo. Ti hanno risposto gli ascoltatori rispetto alla domanda che facevi ai nostri interlocutori, ovvero gli ascoltatori. Sì, ti hanno risposto loro. Vabbè, mica tutti quanti insieme, è chiaro, certo. Però la domanda. Ma che ci dicono? Fateci sapere pure a noi. Beh, in sintesi, la maggior parte delle persone che scrive non prende distanza da questo Partito Democratico, ma fa di tutto un erba un fascio, no? Un po'. Certo, come credere a Giachetti sostanzialmente se poi c'è continuità con il passato. È un po' questa la polemica che vi siete sentiti fare ogni volta che avete incontrato le persone? Ma che dobbiamo fare? Ci dobbiamo bruciare vivi tutti i vecchi e rimettere dei nuovi? Cioè, rottamare? Ti ricordi? Io sono una No, li dovete espellere, scusate il termine, ma io sono ancora convinto che li dovete espellere. Espulsi. Se non pubblicano in maniera trasparente il minimo guaio che hanno, non per diffamazione, queste cose che può derivare da un guaio, e poi si rispondono loro in sede civile. Ma nel momento in cui hanno problemi con la pubblica amministrazione, quindi con la rappresentanza dei cittadini, vanno sospesi e vanno espulsi. È difficile mantenere questa posizione, sarà complicato. Ma noi veniamo presi per fascisti nel momento in cui nel dubbio intanto sospendiamo e ci abbiamo l'espulsione. Ma fascisti siete, però dai. Poi dopo dall'altra parte però ci danno dei comunisti perché abbiamo delle politiche che in cui noi vogliamo un reddito di cittadinanza almeno 780 euro a persona per i 9 milioni di italiani che vivono con meno di 780 euro. Ma non è vero, perché ce l'avete nel programma, il reddito minimo garantito, e non avete fatto nulla per attuare il reddito minimo garantito. Voglio vedere voi come farete a farlo senza soldi. È il nostro primo punto. Ma no, 17 miliardi, ne avete sperperati 11 per gli 80 euro che vi è venuta fuori una marmellata che la metà basta, no, guarda. La metà basta, la marmellata che avete fatto. Comunque. Perché l'avete dati alla classe media e non agli indigenti, perché non avevano una busta paga in cui caricare questi 80 euro, e alla fine avete speso un sacco di miliardi, perché 11 gli organi di stampa riportano, di cui 1,4 andranno dati indietro perché avete fatto male i calcoli. Quindi avete fatto veramente una marmellata con il reddito di cittadinanza. Io credo che non sia assolutamente così, io credo che con il reddito di cittadinanza è solo buono. L'abbiamo proposto anche noi, il problema è che non ci sono i fondi e non vogliamo fare false promesse. Il Movimento 5 Stelle in questa situazione dice una cosa che non si può fare per quanto riguarda i soldi, il bilancio di Roma. Poi ognuno vuole credere a quel che crede, per carità, nessuno mette in discussione. Detto questo, io sono convinta che gli 80 euro non sono stati sperperati, sono stata una risposta concreta per alcune fasce sociali, ma io sono qui oggi. Qualche fischio però al Premier Renzi è arrivato proprio su questo tema recentemente. Ragazzi, sì, no? Commercio, sì. Però vogliamo dirci una cosa, che io sono qua per parlare di Roma. Certo, sì, ecco, infatti questo deviare sui temi nazionali che significa, Baroni? Fatto allora, cominciamo a parlare di serietà. 80 euro. Noi come programma di Roma, come programma delle politiche sociali, non abbiamo presentato il reddito di cittadinanza perché riteniamo che circa un buco, parliamo di 14 miliardi di euro, un buco che non si riesce ad attestare perché i procuratori della Corte dei Conti non riescono a stabilire se tra derivati che sono nascosti, perché avete fatto Veltroni anche ha fatto derivati nascosti, e quindi non si è stato fatto un accesso agli atti da parte del Movimento 5 Stelle negato perché ci sono i privati di mezzo e quindi per la legge della privacy bla bla bla, tutte stupidaggini. Non si riesce a capire se il buco va dai 14 fino ai 17 miliardi, che guarda caso è proprio la quota di un reddito di cittadinanza che darebbe impulso proprio ai bisogni primari. Comunque non l'abbiamo messo perché è stato lasciato un cratere mostruoso dall'organizzazione, a partire da Veltroni, in cui tu prima dicevi, Ileana, che comunque avete fatto delle buone cose, e ci credo. Il fondo della non autosufficienza, che è garantito proprio per le persone indigenti, disabili, senza fissa dimora, il fondo per la non autosufficienza è solo per le persone non autosufficienti e portatrici di disabilità, era oltre un miliardo nel 2008 ed è stato falcidiato dal 2008 al 2016 di 2
due terzi, perché sono rimasti 400 milioni, ovvero un terzo. Questo per gli ultimi degli ultimi. Immaginiamo sul resto che cosa è stato fatto. Ci credo che c'erano le vacche grasse ai tempi di Veltrone. Avevate due terzi in più di capacità di spesa da gestire nelle politiche sociali. Però Barone, perdona se te lo dico, ci stiamo dando del tu, però in questo modo stai guardando anche tu indietro, non stai andando al presente. Per forza, perché il buco noi lo dobbiamo spiegare, dobbiamo dire la verità ai cittadini italiani. Ma diciamola! Perché se noi abbiamo delle proposte per gestire questo buco e fare delle politiche virtuose, che non passa attraverso reddito cittadinanza di Roma, ma attraverso dei servizi. Allora, noi per esempio i soldi sul sociale noi li mettiamo solo sulla pagina del sociale, noi lavoriamo in modo trasversale, cioè l'assessore della scuola si dovrà occupare anche dei bimbi ad esempio disabili, non è che la disabilità è un argomento a parte, cioè in ogni in tutte le parti del nostro programma all'interno in modo trasversale si occupano di una materia e dell'altra, proprio perché cerchiamo di fare una città omogenea, concreta, per cui eliminare le barriere architettoniche non può essere competenza dell'assessorato affari sociali, ma lo deve essere l'assessorato urbanistico. Questo, scusate, ti interrompo, è un modo anche per gestire meglio il denaro, visto che ce n'è poco, esatto, nell'apparato, esatto, delle politiche sociali. Anche perché quando se tu spalmi trasversalmente le Luigi, competenze, anche perché quando tu ti occupi degli ultimi hai risposto già per i primi, nel senso che in questa città quando si dà assistenza agli ultimi tu hai creato uno sgravo. Ma questo vale anche per il nazionale, scusa se ti interrompo Ileana. Ma perché torniamo al nazionale però? È perché non mi puoi far valere un ragionamento su Roma, che praticamente è una piccola nazione come PIL e come complessità di gestione, non vale lo stesso ragionamento sul nazionale. Cioè? Che se tu ti occupi degli ultimi come primo punto del che il nostro reddito di cittadinanza, che costa 17 miliardi e sai bene che 17 miliardi che è certificato dalla Ragioneria dello Stato, dall'ufficio del bilancio della Camera come conti giusti e fattibili per raggiungere l'asticella per tutti di 780 euro al mese, io non capisco come mai questo tipo di ragionamento, nel momento in cui ci occupiamo degli ultimi, noi stiamo dando fiato anche a quelli che stiamo dando aria e ossigeno anche a quelli che stanno un po' meglio. Cioè io dico all'onorevole Baroni, ci siamo dimenticati che oggi è arrivato in aula il dopo di noi e che voi a livello nazionale siete stati l'unico partito a votare contro? Cioè, perché avete allora fatto questo? Noi abbiamo messo 180 milioni di euro e voi oggi ci dite che c'era la legge 328 che andava finanziata quella e chi se ne frega del dopo di noi in un altro modo. Questo a me fa pensare che poi anche a livello nazionale il sociale è un po' una situazione che si tira fuori nelle situazioni più di comodo. Il sociale non può essere la Cenerentola né a livello nazionale né a livello locale. Perché questo non avvenga bisogna che tutti gli organi politici, tutti i ministeri, tutti gli assessorati in loco si responsabilizzano che esiste un mondo di gente che non ce la fa e che non ha voce per gridare. Se noi supportiamo queste situazioni, noi rispondiamo al bisogno. Oh, posso dirvi una mia perplessità che vale per tutte e due, così sono bipartisan assolutamente. Questa storia della carenza di fondi mi pare un elastico che viene tirato da una parte o dall'altra a seconda delle convenienze, cioè in entrambi, diciamo così, gli accampamenti, usiamo questa metafora simil militaresca, si usa la mancanza di denaro come giustificazione per quello che non si può fare in ambiti differenti, cioè sembra come se i soldi ci sono solamente se servono a sostenere i propri progetti, ma non ci sono se servirebbero a finanziare i progetti del campo avverso. Non so se mi sono spiegato, insomma. No, sembra un'obiezione, problema un po' diverso, un'obiezione, Stefano, elastica, perché diciamo. Gli italiani hanno visto in questi due anni che i soldi ci sono quando bisogna salvare un sistema bancario, quando bisogna salvare delle banche che poi risultano essere troppo legate a degli esponenti politici mentre altre vengono fatte naufragare.
E quindi noi abbiamo visto due decreti salvabanche, un decreto IMU che si chiamava IMU ma solo nel titolo, perché di fatto si davano in una specie di futures, che sono queste obbligazioni, che sono queste obbligazioni, allora, Baroni, mi scusi, per tutti questi istituti europei Se di finanza, di ingegneria finanziaria, che sono garantite dallo Stato. Allora, il cittadino non si trova poi garantito dallo Stato. Allora, quindi, però io quello che le chiedo è, è possibile parlare di Roma? Non sono d'accordo, perché il problema non è il PD o il campo avverso, il problema sono i poteri forti, che comunque il governo con Alfano, con Verdini, in tutto un mischione di cui sinceramente io non riesco a capire come loro riescano a ritenersi un partito coerente, di fatto garantiscono un sistema di potere forte di tipo europeo, mentre invece noi storicamente siamo i paesi del sud Europa che abbiamo maggiore bisogno di reddito di cittadinanza, maggiore bisogno di welfare, perché non siamo la Svezia, noi non c'è lavoro in Italia in questo momento, non c'è assolutamente romano, lavoro. No, però dovevamo tornare al discorso e romano. I servizi. La domanda del collega non è peregrina, non è sbagliata tutto sommato, perché poi alla fine durante la campagna non è una domanda sbagliata, ma io non sto attaccando Ileana Argentina, attaccando chi ha lasciato questo buco, poi chi c'era c'era, questo come però si dice a Roma, chi tocca non si ingrugna. Il Movimento 5 Stelle lo diceva, il Partito Democratico, cioè rispetto non posso a chi essere aveva politically correct. Allora si sa che si va in Campidoglio in questo modo, con quello che c'è, con quello che, perché è quello che poi chiedono i nostri noi abbiamo fatto un cosa programma. È possibile fare, ma di concreto la domanda sarà pur banale, però se andiamo ogni volta a giustificare con gli ammanchi ciò che non può essere fatto, visto che partita dalla considerazione il reddito di cittadinanza a Roma non l'abbiamo proposto per questo motivo, perché non ci sono i soldi. No, il reddito di cittadinanza è una grande idea, è un grande obiettivo, ma se non ci sono i fondi è assurdo prometterlo durante un ballottaggio. Ma lo sapete adesso però cosa... Sì, ma noi arriviamo lì sulle macerie di un sistema che per anni ha sacrificato gli ultimi a beneficio della dirigenza. Ora, cosa dice Giachetti nel suo programma? Che non andremo a fare grandi opere nuove, noi andiamo a concludere le opere che già sono state cominciate. Noi che cosa faremo sull'assistenza? Noi andremo a vedere chi effettivamente ha bisogno di questa assistenza, perché non è possibile che ci sono persone che hanno 24 ore H24 assistenza, però poi hanno anche il taxi e si muovono con il taxi e contemporaneamente si muovono con la patente di guida dei disabili. Allora bisognerà capire, cominciamo a dire anche noi dei no, ma per modernare il welfare si deve uscire fuori da un sistema che ad oggi trovava spalla soltanto attraverso situazioni direi di appoggio da parte di alcune strutture economiche. Va ricominciato questo percorso mettendo al centro la persona, e noi lo scriviamo chiaramente, e lavorando per questo. Certo, noi non ci inventiamo l'idea che dice la Raggi di creare una, come si chiama quella che vuole fare Ottavia, una locomotiva. Non era Ottavia, sì, una funivia. Però comunque quella esiste in parecchi altri posti. In parecchi posti, sì. Quindi, però vabbè, insomma, se vuoi se può pure fare, cioè non è una cosa. No, per me non si può fare una cosa. Beh, è una cosa così. Comunque, io quello che esiste a Napoli, perché non la potremmo fare a Roma, scusami. Perché c'è presente come ha organizzato il servizio di trasporto a Roma, se dici una cosa del genere. Costa poco. Facciamola. Ma che vuol dire? Che te importa? Dai, famola. Non so da come risponde il Barone. Cosa si può fare con i soldi che ci sono? Perché quelli che non ci sono, non ci sono. Allora, quello che si può fare con i soldi che ci sono, senza sempre accusare il passato, perché tanto non se vi proponete come nuovi. Facciamo dei calcoli veramente seri e veniamo a sapere, proprio per con tutti i cittadini che hanno studiato insieme al Movimento 5 Stelle, che non esiste un censimento dei disabili a Roma che ti dicono esattamente quanti disabili serviamo, perché tutto parcellizzato attraverso il terzo settore e le cooperative, quindi loro non restituiscono nemmeno i dati primari, perché è un lavoro che dovrebbe fare di nuovo il pubblico rimettendo insieme tutti i pezzi dopo che ha pagato il privato. E vabbè, e questo ci può stare, lo faremo noi.
Allora, perché comunque qualcuno lo dovrà pur fare. Per quanto riguarda i soldi che ci sono, noi dobbiamo smetterla di fuggire in maniera onirica e sognante nel 2024 con le Olimpiadi, con l'straordinario, nel momento in cui non funzionano le cose a livello quotidiano. Noi ci dobbiamo impegnare a fare fiato sul collo a questi dirigenti, a questi impiegati che sono pagati con soldi pubblici e vanno anche fatti ruotare, perché dal 2013 la legge permette la rotazione dei dirigenti. Infatti quando è stato arrestato Tassone a Ostia nel PD, due dirigenti sono stati fatti schizzare in altri due municipi, ovvero il quarto municipio e il sesto municipio, perché evidentemente erano considerati in una situazione che non potevano più stare lì, perché fortemente collusi con quel sistema, e non si è andato oltre. Ma dov'era il sindaco Marino nel momento in cui aveva la prerogativa di far ruotare i suoi dirigenti? Gli ha dovuto insegnare Cantone. Qui c'è un problema di situazioni che non vengono simpatia per la Raggi, che non vengono Marino ha espresso simpatia per la Raggi, ma Marino in quel momento era esponente di un sistema. Io stesso non potrei fare nulla all'interno del sistema di governo che per me è rappresentato dal PD, perché è un sistema che non dà garanzie di andare fino a fondo alle questioni, perché tutti devono essere salvati e alla fine nessuno è responsabile, tranne quando arriva la procura col garantismo del, non so voi che ci avete, il terzo grado di giudizio. Noi ci abbiamo che con da nostro regolamento interno, con il rinvio a giudizio, ma quella è la Costituzione, noi ci abbiamo il terzo grado di giudizio prima di dichiarare colpevole una persona, è la Costituzione. No, per la politica, dicevo, per la politica. Quando è che dice noi non vogliamo più questa persona nella nostra forza politica? E PD dice noi siamo garantisti fino al terzo grado di giudizio. Noi con rinvio a giudizio abbiamo l'obbligo di rimettere online con l'avviso di garanzia, dobbiamo informare e in quel momento ci possiamo aspettare la situazione, l'evolversi e mettere in trasparenza la situazione. Con rinvio a giudizio noi abbiamo l'obbligo di rimettere al Movimento 5 Stelle, alla totalità degli iscritti al Movimento 5 Stelle, se posso restare, perché evidentemente alcune situazioni possono essere strumentali, o se devo essere buttato fuori, perché noi siamo lì per i cittadini, non siamo lì per mantenere una zona di comfort politica che molti hanno dimostrato in questa generazione politica, che vogliono solo di fatto mantenere, e poco gli importa di essere rappresentanti dei cittadini. Alla luce di tutto questo, vi sentite pronti per governare? Perché poi, come diceva prima, noi ci sentiamo pronti, perché comunque consideriamo la città di Roma un capitale umano meraviglioso, cioè con tutta la sua cittadinanza, e non stiamo promettendo follie né proteste, ma cose concrete, e stiamo parlando di fatti. Ora, quando non si parla di fatti, ma si grida e si protesta, è molto facile, ma quando ci si ha poi lo scettro dell'amministrare, è tutta un'altra storia. Ve lo dice una che viene dall'associazionismo e che sa che vuol dire la protesta, ma poi quando sei lì e devi governare, tu non puoi dire di no a tutto, devi pensare ai fini ultimi dei cittadini che hai davanti, e questo, se non si fa, è una grande scorrettezza. Io devo dire che io invito a votare Giachetti e non il Movimento 5 Stelle, perché dalla mia esperienza di aula io vedo che il Movimento 5 Stelle ha una grande capacità di protesta, ma poco di concretezza. Questa è la cosa che, alla quale poi le invito a rispondere, Baroni. Sì, perché anche perché la sua stessa domanda la fa Andrea al 3775-104-500. Baroni, che fate per Roma? Ok, prima tutti sporti e cattivi, ora voi lindi e pinti? Che fate? Allora, noi lindi e pinti andiamo a controllare e a uscire effettivamente il marcio che è rimasto là dentro, per cui sui 7 dirigenti ce ne sarà uno che è portatore di morte e distruttività, ce ne saranno 6 che magari si adattano un po' al sistema politico che vuole la telefonata, perché molti dirigenti aspettano la telefonata per fare l'appalto, se no non te lo fanno l'appalto, ok? Dice guarda che la telefonata non arriverà, non arriverà la telefonata, e tu l'appalto lo devi
fare? Secondo. Noi non ci arrivavano. Vabbè, allora dillo ai 44 arresti di Mafia Capitale, di cui la metà vi coinvolgeva, perché quelli erano appalti pilotati dal Pedetti, che era presidente della commissione patrimonio, faceva a Svendopoli 750 appartamenti, ha chiesto a Buzzi di comprarsene uno e in cambio gliene dava 14. E Pedetti, ho capito, ma c'aveva. Era una telefonata continua con Ozimo, con Pedetti, con tutti gli esponenti del PD che stavano governando Roma però in quel momento. In attesa che uno si faccia, che si facciano pulizie. Come fai a fare una buona politica se sei impegnato, sei impegnato o se dichiari, come è stato fino adesso, che ogni consigliere comunale che va a prendere sulla carta 1.400 euro di stipendio, questo prende sulla carta, tutti hanno spese elettorali che vanno da 50.000 euro a 200.000 euro. Allora, come rientrano di queste spese questi consiglieri comunali? E poi risponde in quale previsione futura di entrata? Tutto questo porta via sicuramente tempo. Ok, voi avete sempre detto, visto che le nostre spese sono zero su questo, come Barone, consiglieri comunali, vuol dire o anche 100 lanciare euro. Un chiaro messaggio agli elettori che domenica si recano alle urne. Per fare tutto questo, che ovviamente avete detto in campagna elettorale anche su Roma, come sì come nelle altre città, vuol dire che si dovrà stare un periodo un po' fermi prima che i cittadini, perché voi andate a fare le pulce ai dirigenti e mi sta benissimo a fare le pulce, no, perché eventualmente ci sono anche dirigenti che sono stati trombati perché hanno fatto qualcosa di onesto, questo, sono stati messi a fare le fotocopie, il cittadino romano dovrà sono aspettare stati messi prima a di fare vedere le fotocopie. Del comunque io cioè l'accusa di immobilismo un po' vissuto. Ci sta che venga fatta, ma questa domanda senso, questa domanda giustamente è un po' una domanda in cui presupponi, no, da parte chiaro, mia, perché il cittadino si aspetta poi anche, guarda, dovresti chiederla all'Argentina, perché lei al governo c'è stata, lei al governo c'è stata e potrebbe dire con onestà effettivamente che cosa pensava di fare, che cosa è riuscita a fare e che cosa non è riuscita a fare. Quello che ti possiamo dire noi, l'argentino lo sa, che noi siamo abituati a lavorare 12 ore al giorno e a mettere solo perché noi vi teniamo in aula 12 ore al giorno, perché non fate passare un emendamento a garanzia del cittadino, un emendamento di buonsenso, solo perché voi da Renzi vi viene, però arriva la telefonata che il provvedimento deve uscire così come è entrato e state lì a pigiare tutti i bottoni, quando a volte ci sono emendamenti come stupendi e nei corridoi ci dite che bello emendamento che avete fatto, però, ma non ve lo possiamo votare. Questo è quello che succede. Questo è quello che succede. Ma è un metodo. È un metodo di lavoro, noi abbiamo un metodo di lavoro che presuppone conoscenza, studio di quello che è successo, valorizzazione. Non posso risponderti sull'astratto, Luigia, capisci? Noi ti possiamo rispondere su quello che abbiamo fatto e su quello che stiamo facendo. Vedi, cioè, lui è l'esempio tipico del 5 Stelle. Guarda, per me è un complimento, perché io ho un programma ed è un programma veramente serio. Sono equi e distanti, perché ovviamente sono in contrapposizione, per cui li possiamo leggere. Se vuoi degli slogan, io gli slogan non te li do, Luigi. Io ti dico semplicemente noi abbiamo i dati. La domanda non era sullo slogan. La domanda era precisa. Io domenica vado a votare. Io sono una cittadina, oltre che una giornalista, una conduttrice. Devo votare Partito Democratico o non votare, o votare Movimento 5 Stelle o non votare o annullare la scheda. Questa possibilità ho. Se voto Movimento 5 Stelle, mi aspetto poi che, oltre a fare pulizia, poi mi si dica anche entro quanto tempo rivedrò la macchina muoversi, quella macchina che voi accusate ovviamente di essere ferma o di essere troppo attaccata al passato. Cioè io non sono riuscito nemmeno a mettere le chiavi dentro la macchina, perché non ho avuto le chiavi di accesso, ma ho potuto fare solo delle diagnosi da parte di chi dentro quella macchina c'è stata, è stato trombato, è stato espulso e ha detto: io ho provato a essere onesto là dentro, ma non ce l'ho fatta. Io come faccio a dirti, nel momento in cui la macchina di sono stata una, ma è che solo non si è mai messa quanto in costa tasca, il debito che ha accumulato fino adesso, come possiamo fare peggio di quello che è stato fatto fino ad ora? Come possiamo fare peggio se c'hai la volontà e l'onestà? Questa cosa è razionalmente impossibile. Allora io, questo te lo posso garantire. Allora torniamo con la mia tecnica delle domande incrociate. Io chiedo a Baroni se, perché tu hai descritto una continuità che nel malaffare del PD, che sembra da del bancomat delle partecipate, degli appalti su misura. Allora, un attimo solo, perché poi arriva la domanda per te. Allora tu definiresti il PD un'associazione a delinquere? No, assolutamente. Quindi salvi delle persone, salvi delle strutture, insomma ci pensa la magistratura, no, immagino?
Assolutamente, il PD non è un'associazione a delinquere, ma è un partito che ha una grossa questione morale irrisolta che non vuole confessare fino in fondo. Oh, allora, Ilena Argentin, per te il Movimento 5 Stelle è una banda di inefficaci accusatori? Perché è venuta fuori questo, cioè che poi se vanno al governo non sanno quello che fare, quello che devono fare. Non hanno strumenti e conoscenze della politica, probabilmente sono più freschi per quanto riguarda dal punto di vista nazionale, ma dal punto di vista di una città che ha grandi difficoltà come Roma, secondo me loro non sono in grado di gestire una città come questa. Io chiudo semplicemente in questo modo, così leggo quei due messaggi che sono arrivati per farvi capire, ecco, che messaggi sono passati, scusate il gioco di parole. Il Partito Democratico ha avuto 20 anni per fare tutto questo e non ha fatto nulla, se non dare appalti a mafiosi, bugiardi, punto esclamativo. Però poi c'è Andrea che scrive: ma voi non siete, in riferimento al Movimento 5 Stelle, non siete stati votati per fare i poliziotti, ma per governare, quindi... E qui chiudiamo un po' quello che evidentemente governare passa. Significa controllare la filiera fino a quando arriva il cittadino, perché se io ho quattro interlocutori quella, di mezzo. La domanda era quella, perdonami, ti do del tu visto che siamo in chiusura di intervista, e la domanda era un po' quella, cioè quanto tempo deve aspettare poi il cittadino prima di fare in modo che noi si arrivi alla filiera il giorno poi? Dopo. Io ve lo posso questo garantire. È il abbiamo senso, già perché fatto il controllo va bene, no? Quel controllo va bene, anzi è auspicabile. Guarda, io ti posso dire che i rimborsi per una persona disabile che accede all'assistenza indiretta continuamente arrivano in ritardo, con una gestione normale di amministrazione del PD, con delle politiche sociali che sono state gestite in maniera normale di governo dal PD, e ogni volta arrivano telefonate di disabili che ti dicono: io ho anticipato già 3 mesi il mio assistente, come lo pago? Per favore fai qualcosa, mettiti, incatenati davanti al Comune di Roma. E c'erano loro a governare, erano posso? Loro i soldi. Oh, però, sì, fammi, assolutamente. Fammi dire una io cosa. Quello che ti posso dire che quei soldi, che sono i soldi per gli ultimi degli ultimi, saranno i primi ad essere stanziati, e noi non ci nasconderemo dietro il fatto che non c'è la possibilità che non venga fatto il bonifico, perché se tu fai una programmazione, ti occupi dell'ordinario, e in questo caso nessuno sa, perché se tu devi andare a leggere il documento unico di programmazione obbligatorio per legge, non è mai stato fatto a Roma il documento unico di programmazione, perché non è mai stata fatta una programmazione di spesa. Adesso è obbligatorio per legge, per cui il prefetto ha utilizzato il documento unico di programmazione, e le spese per le politiche sociali sai come le ha messe? Municipio per municipio, perché lui stesso non era in grado di dirti il Comune di Roma quanto spende per le politiche sociali. No, però non è possibile. Allora, sì, è possibile. No, però posso dire anch'io la mia? Come allora, no? La prima cosa è questa. Noi non è vero che non abbiamo mai avuto un documento di gestione, perché il bilancio preventivo è il bilancio, è la politica che viene fatta negli prossimi 6 mesi e viene votato una volta all'anno, quindi il bilancio preventivo è comunque un documento di programmazione e non si può negare. Detto questo, per quanto riguarda l'assistenza indiretta e i ritardi di pagamento, non sono problemi legati alla politica, dal momento che la legge è prevista. Sono stata io a Roma a portare la legge sull'assistenza indiretta in Campidoglio e l'ho votata contro SEL, all'epoca era di Fondazione Comunista. Vi dico questo per dirvi che il problema è strettamente legato ad una burocrazia e ad una strutturazione dirigenziale che impedisce che questi soldi arrivino subito. Come eliminarla? Immediatamente creando dei capitoli di bilancio specifici nei municipi. Finisco, Stefano, dicendo che la necessità vera è sapere il bilancio dei municipi. Non si può partire da un bilancio programmatico del comune.
se ogni municipio è diverso uno dall'altro e se questo non viene considerato faremo il solito calderone senza risposta. Oh, allora, grazie a tutte e due, dobbiamo veramente andarcene, grazie comunque di aver contribuito, penso, spero. Voi vedete, visto la passione non manca, formazione nemmeno, perché siamo 90% dei vostri portavoce e parlamento sono laureati e lavorano veramente 12-14 ore al giorno. Io credo che a volte bisogna anche aiutare chi in quel momento vi sta dicendo prendetevi una pausa di riflessione, perché questo è il vostro compito in questo momento come classe dirigente del paese che si propone di andare al governo di Roma. Oh, però per quanto mi riguarda, scusami, fatemi dire una cosa, perché siccome si è detto che per esempio la Elena Argentina aspetta la telefonata di Renzi, ecco, su questo io posso testimoniare che non è così, perché in diretta ne ha parlato criticamente, uso questo avverbio, criticamente. Sempre fatto distinzione tra il premier e il segretario. Ma quanti emendamenti avrebbero voluto votarci? Non hanno potuto farlo. Lei si è trovata anche da sola. Si è trovata anche da sola su alcune battaglie. Questa era per tornare al nostro tema iniziale, personale, ovviamente, ecco. Era una battuta questa. Sì, proprio per conoscenza personale. Grazie a voi, a tutti. Buon lavoro. Grazie a Massimo Baroni. Noi ci dobbiamo fermare rapidamente, non lasciate la